Benvenuti in un nuovo episodio di Comic Story, questa volta per un episodio particolarmente inedito. Anche perché spesso e volentieri nel web si parla di fumetti, di case editrici, però si parla bene o male degli stessi stilemi narrativi, principalmente il genere che comunque io apprezzo tantissimo e cerco di divulgare nel mio piccolo qua su YouTube e sulle varie piattaforme, ovvero il termine del supereroe, il genere supereroistico. Però voglio fare appunto un passo in più in una determinata direzione del mondo del fumetto, di quello che sono le case editrici, con un termine e con una casa. Io appunto vorrei fare un passo in più nella direzione nel raccontare il mondo del fumetto, in particolar modo per una casa editrice, ovvero l'Image Comics, partendo un pochino dalla fondazione degli autori simboli che hanno reso effettivamente questa casa editrice molto importante nel panorama fumettistico e soprattutto creando una nuova realtà. Quindi, come al solito, prendetevi qualcosa da sgranocchiare e da bere, perché ci tu Siamo nella storia dell'Image Comics, partendo ovviamente dagli inizi. Innanzitutto bisogna partire e centrare bene il periodo in cui la nostra storia ebbe inizio, ovvero gli anni 90. Si parla più che altro di un crunch della Marvel e della DC, più che altro della Marvel, perché è da qui che parte tutto, ovvero il disastro Marvel degli anni 90, dove iniziarono ad esserci rotture di equilibri tra autori ed editori. In quel periodo, infatti, gli autori che poi furono simbolo e fondatori dell'Image Comics ebbero proprio dei problemi direttamente con i capoccioni della Marvel, dove addirittura non venivano pagati per il loro lavoro e di conseguenza il malumore stava crescendo. Per molto tempo quelle persone non furono riconosciute. Negli anni 90 un gruppo di creatori ha deciso di cambiare la situazione, sperando di rivoluzionare il settore garantendo che i creatori mantenessero i diritti sul proprio lavoro. Fondarono la Image Comics, che non solo avrebbe cambiato il modo in cui i fumetti venivano pubblicati, ma sarebbe anche cresciuta fino a diventare il terzo più grande editore di graphic novel e fumetti negli Stati Uniti. All'inizio degli anni 90, i creatori, gli scrittori e gli illustratori di fumetti e graphic novel avevano pochissime possibilità di possedere i propri contenuti. Il modello prevalente del lavoro su commissione dava agli editori la maggior parte dei diritti, e quindi del denaro, associati a qualsiasi contenuto prodotto dai loro dipendenti. Marvel Comics e DC Comics guidarono il mercato utilizzando questa strategia, non solo beneficiando notevolmente della produzione creata dai propri dipendenti, ma offrendo loro poco in cambio in termini di royalties o aumento della retribuzione, nonostante producano merci e alti flussi di entrate utilizzando direttamente il loro lavoro. Rendendosi conto della necessità di passare all'editoria di proprietà dei creatori, un gruppo di creatori Marvel e DC ha preso in mano la situazione. Come vedete, l'Image Comics, fin dall'inizio, proprio nella sua idealizzazione e creazione, era destinata a creare un punto di rottura e di svolta nel mondo fumettistico, che si parla direttamente, come già detto, di royalties e quindi di conseguenza di beghe economiche riguardanti i diritti d'autore. Per noi, ovviamente, qua almeno nella mia piccola divulgazione del mondo fumettistico con il mio canale YouTube, esulo un po' dalle mie competenze tecniche, perché ovviamente non riguarda il concetto delle storie e dei vari fumetti, ma gli aspetti dietro le quinte sono davvero molto importanti, perché funzionano proprio come una sorta di documentario della storia del fumetto. Ci fa capire come oltre 30 anni dopo, la terza casa editrice di maggior successo dopo appunto la Marvel e DC Comics, l'Image Comics divenne anche paradossalmente, per il decennio in cui è stata creata, quindi gli anni 90, il vero simbolo dei fumetti per tantissime cose nuove. I colori, supergruppi, era tutto assolutamente anni 90, è importantissimo soprattutto per l'epoca. Oggi magari lo guardiamo anche con nostalgia, ma effettivamente all'interno di quel periodo cos'era davvero successo? Durante una cena nel 1991, Eric Larsen, Rob Liefeld e Jim Valentino chiesero alla Malibu Comics di unirsi all'editore. Tutti e tre erano coinvolti in fumetti di supereroi di alto profilo alla Marvel, con Larsen che lavorava su Amazing Spider-Man, Liefeld che creava X-Force e Valentino che riavviava i Guardiani della Galassia. All'epoca, Malibu Comics era uno dei pochi editori guidati dalla proprietà dei creatori e, sebbene piccolo, offriva l'opportunità perfetta a questi creatori di lasciarsi alle spalle Marvel e DC. Alla fine del 1991, il gruppo fece la sua mossa, aggiungendo Todd McFarlane, che scrisse e illustrò Spider-Man, e Jimmy Lee, che stava lavorando tra l'altro all'X-Men, facendo sapere alla Marvel e alla DC che se ne sarebbero andati per sviluppare una propria casa editrice ed esprimendo il proprio ragionamento. Dietro il trasloco, il gruppo si mosse rapidamente, aggiungendo Mark Silvestri e Wiles Portasio, entrambi noti per i loro coinvolgimenti in vari progetti tra X-Men alla Marvel. Tutti autori che formalmente erano messi comunque bene in quel periodo,
periodo perché avevano testate e avevano lavori da fare. Effettivamente stavano lavorando bene su diverse testate, riconosciuti anche per il loro lavoro, perché erano proprio la nuova generazione degli anni 90 che avrebbero portato sempre più in alto il mondo del fumetto, saghe di cui anche parliamo su questo canale. Quindi proprio nel dettaglio, 7 creatori di fumetti fondarono l'Image Comics nel 1992. La loro partenza ovviamente provocò immediatamente delle increspature, soprattutto per questi autori già appena citati che stavano lavorando alla Marvel e avevano dei lavori da portare a termine. Proprio in quei mesi del 1992 arrivarono le prime testate nei mesi più caldi. Infatti, tra l'altro, proprio tra la primavera e l'estate erano usciti i primi fumetti dell'Image Comics, che gli permise appunto di creare la loro storia come casa editrice, e le prime testate fumettistiche furono Savage Dragon, Spawn, Young Blood e Wildcats. Da qui in poi, infatti, vorrei parlare singolarmente di queste testate per parlare ulteriormente della storia dell'Image Comics, ma ovviamente anche per entrare nel vivo dei loro fumetti. Io, come al solito, vi invito a mettere un bel like per incoraggiare la serie di video Comic Story. E come al solito, spero anche che vi garbano queste storie del mondo del fumetto, è una sorta quasi di documentario. In generale, per cercare di parlare dell'Image Comics, di cui in Italia non se ne parla praticamente mai, e dopo vi spiegherò anche, diciamo, non dico una mia teoria, ma effettivamente una delle motivazioni per cui in Italia non conosciamo l'Image Comics. Ditemi ovviamente come al solito nei commenti di portare roba nuova a tema per fare nuovi video. Grazie della visione e ci vediamo ad un prossimo episodio di Comic Story.